il faccia a faccia. Luigi Di Maio, 29 anni, napoletano, da piccolo leggeva Montanelli e Pertini, al liceo insegnava lui informatica ai professori. Appassionato di Formula 1, fonda un sito di e-commerce, ma poi si candida e l'abbandona. Quando si presenta alle comunali nel 2010, 59 voti, pare che neanche il padre lo abbia votato. Dario Fo invece lo riempie di complimenti e lo definisce inimmaginabile. Del movimento dice: quando avremo finito la nostra missione tornerò alla mia passione, il web. Paragona la sua candidatura premier al fantacalcio. Grillo ha detto pubblicamente di imparare sempre da Di Maio, anche quando sta zitto. Però di lui a Imola ha anche detto: ora Di Maio lo vedete così, una macchina da guerra, Di Battista, tutte le altre, avete la Lesi, sono macchine da guerra, ma Di Maio, quando l'abbiamo preso in provincia di Napoli, parlava come Bassolino, eh? Oh. Era un complimento? Buongiorno. Buongiorno. No, non può essere un complimento. Ma quando ha smesso di parlare come Bassolino? Ma non credo di aver mai cominciato. Comunque potete chiedere ai miei docenti del liceo, alle persone che mi conoscono, ho sempre parlato così. Quindi non ha fatto un corso di dizione? Assolutamente no. Senta, Bassolino comunque potrebbe trovarselo di fronte in competizione come sindaco. Le fa paura? No, io credo che faccia più paura ai cittadini napoletani e ai cittadini campani dopo tutto quello che ha combinato con l'emergenza rifiuti in Campania. Senta, candidato a Napoli come sindaco, lo so che decide la rete, eccetera, eccetera, ma se toccasse a lei, è un'esperienza che farebbe volentieri? Non può toccare a me, perché c'è una regola nel Movimento 5 Stelle per cui chi viene eletto in un'istituzione non può saltare di poltrona in poltrona, deve completare il mandato che gli hanno dato i cittadini, perché è una questione di serietà. Quindi i maligni che dicono che avrebbe paura di governare una città ingovernabile hanno... Napoli io non credo che sia ingovernabile, no. Napoli ha bisogno soltanto di un sindaco che faccia solo il sindaco di Napoli e non la usi per catapultarsi alla presidenza del Consiglio o verso altre ambizioni politiche. E De Magistris fa questo secondo lei? De Magistris ha utilizzato soprattutto nei primi anni Napoli perché si era messo in testa di voler candidarsi in Parlamento, e questo ha fatto tanto male a Napoli perché le priorità... De Magistris? Io l'ho votato alle elezioni europee del 2009 e mi ha deluso, perché io l'avevo mandato in Parlamento europeo con il mio voto per svolgere il suo mandato e invece ha tradito quel mandato. Senta, lei ha fatto un bel... e quindi non l'ha votato poi come sindaco? No, io poi non voto a Napoli, voto a Pomigliano d'Arco. Lei ha fatto un bel salto da studente di legge a vicepresidente della Camera. Che effetto l'ha fatto? L'unico effetto che mi fa continuamente ogni giorno è dimostrare riconoscenza ai cittadini italiani che mi hanno mandato lì e serietà verso di loro per realizzare il programma elettorale per cui sono stato inviato in Parlamento. Senta, ma la politica, cioè il palazzo, visti da dentro, sorprendono solo in negativo? No, sorprendono anche in positivo, perché quelli sono palazzi che hanno tante risorse per poter cambiare questo paese. Sono palazzi in cui in sei... un posto dove passare, insomma. È un posto in cui rendersi conto che per abolire Equitalia ci vorrebbe sei ore in questo paese. Per fare una legge sul reddito di cittadinanza basterebbe una settimana e risolviamo il problema a 10 milioni di cittadini italiani in difficoltà. Senta, lei è arrivato a Imola dove avete fatto la giornata dei 5 Stelle, due giornate dei 5 Stelle, come Papa, cioè come Delfino, però è uscito cardinale, un po' deluso. Questa è tutta una questione montata mediaticamente. Imola... sempre colpa del giornalista. No, Imola era semplicemente un raduno nazionale dove avremmo dovuto parlare, abbiamo parlato di temi come quello della lotta al gioco d'azzardo, invece si è trasformata in un dibattito sul leader, ma io credo quindi che la considero un successo da due giorni. Io la considero un successo non solo per le 200.000 persone che sono entrate e uscite da quell'autodromo in questi giorni, ma soprattutto perché lì abbiamo affermato che la priorità per le forze politiche non deve essere parlare di se stesse, ma parlare e affrontare i problemi degli italiani. Senta, io le ho chiesto però del cardinale e del candidato, perché Casaleggio in realtà ha detto: non passiamo il testimone a nessuno, insomma siete tutti tornati in panchina comunque. Ma qui non c'è nessuna panchina, non c'è nessun campo. Questa è una comunità di persone che sta cercando di portare a casa dei risultati. Quest'anno noi siamo molto orgogliosi di aver portato a casa una legge come quella sugli ecoreati, che manda in galera per più di 20 anni chi compie reati ambientali. È legge dello Stato, grazie al Movimento 5 Stelle che l'ha proposta e si è battuta. Senta, la situazione però si dice, sempre male lingue, dietro le quinte, i giornalisti che hanno sempre torto loro, che la situazione è precipitata perché nei sondaggi lei è più avanti di Grillo. Ma i sondaggi lasciano il tempo che trovano. Ma lei ci crede ai sondaggi? Io credo che lasciano il tempo che trovano. Ci crede o no? No, non ci crede. Soprattutto dopo le europee, lei si ricorda, davano il movimento al 35 e poi il risultato è stato questo. Senta,
Lei quindi non li userebbe per governare se toccasse a lei un giorno dopo che ha finito questo mandato, come fanno Renzi e Berlusconi? Io mi preoccuperei di strumenti da mettere nella nostra Costituzione che consentano ai cittadini italiani di incidere veramente. Io più che un sondaggio farei delle consultazioni pubbliche vere in cui il cittadino può andare a votare e dire: Luigi Di Maio o il Movimento 5 Stelle hanno sbagliato su questa cosa o hanno fatto bene. Senta, comunque adesso Grillo e Casaleggio sembra che hanno fatto marcia indietro rispetto a quello, dicono vogliamo proteggerlo, non è più che vogliamo bruciarlo, vogliamo, insomma, stop and go un po'. No, ma questa è una lettura secondo me... Vabbè, sempre giornalistica. No, non giornalistica, è perché si considera il movimento con le dinamiche dei vecchi partiti. Noi abbiamo fatto un grande lavoro per evitare che il movimento passi il tempo a discutere al suo interno, a fare correnti, e credo che ci siamo riusciti dopo molti sbagli iniziali. Senta, togliere il nome di Grillo dal simbolo del movimento è una cosa che farete già alle prossime elezioni? Beh, io credo che questo lo dovremmo decidere insieme anche a Grillo. Non credo semplicemente perché qui ci sono tre regole nel movimento. Una di queste è: fai massimo due mandati e te ne vai a casa, e secondo, devi essere incensurato, altrimenti non ti puoi candidare. D'accordo. Queste regole sono garantite oggi da Grillo. Se saremo in grado di autogarantire queste regole senza abusi o deroghe, allora non ci sarà più bisogno. Senta, ma nome. Quindi non è che perché è finita la spinta propulsiva del suo nome? Credo che la spinta propulsiva di Grillo non si arresterà mai finché lui rimarrà nella sua coerenza e porterà avanti le battaglie che ha sempre portato avanti anche prima del movimento, da 30 anni in Italia. Senta, ma le norme che vi regolano all'interno, che leggono persone con 500 voti più o meno, potranno bastare nel tempo? All'inizio erano 500 voti nel 2013, la prossima volta saranno migliaia e migliaia. Siamo un movimento che ha 5 anni, quindi è molto giovane. Certo. Potranno bastare nella misura in cui ci mettiamo in testa che quella è una consultazione, ma le persone prima si incontrano, discutono realmente. E infatti, perché le votazioni online si fanno attraverso una piattaforma che è controllata da Casaleggio. Ecco, magari possono venire dei dubbi su questo. Io lo so perché non ho dubbi. Cioè, lei perché non sono mai venuti dei dubbi. Le spiego perché. Io ne sono una dimostrazione vivente. Non conoscevo Grillo e Casaleggio e attraverso queste selezioni sono arrivato in Parlamento e i miei colleghi hanno deciso che dovessi fare il vicepresidente della Camera. Però la controlla lui questa piattaforma. Ci sono sulle votazioni più importanti, come quella del Quirinale o come le parlamentari, ci sono advisor esterni, società esterne che certificano le votazioni. Vabbè. Senta, più della metà degli italiani però non va sul web. Quindi non si può pensare che la democrazia passi solo da lì. Ma il web per noi è uno strumento economico per poter decidere. Noi non utilizziamo finanziamenti pubblici e non vogliamo avere risorse per fare primarie che costano un mucchio di soldi. Invece il web è uno strumento finale per decidere, ma il movimento esiste, si vede nelle piazze, facciamo incontri reali. Il bipolarismo così come è stato vissuto in questi 20 anni, secondo lei è finito? No? Per me è sempre stato un solo polo che è sempre stato d'accordo, almeno nella Seconda Repubblica, e lo dimostra il fatto che poi nel momento in cui serviva distinguersi dall'altro si sono sempre messi d'accordo sulle cose peggiori, penso alla legge Fornero. Senta, Pizzarotti, che è il vostro sindaco di Parma, dice però che va bene la consultazione online, restiamo un po' su questo tema, ma il mondo però è fatto di persone vere che devono incontrarsi, devono discutere, e non è un mondo virtuale. Ha torto? No, credo che Pizzarotti la pensi come tutti gli altri del movimento e come la pensiamo all'inizio. Ma perché non l'avete fatto parlare sul palco? Ha parlato quest'anno il sindaco di Pomezia, Fabio Fucci, che ha tagliato 7 milioni di euro di debiti. Non potevano parlare tutti, se no ci volevano 2 settimane per parlare tutti gli esponenti del Movimento 5 Stelle. No, parlavo del sindaco. Adesso, abbiamo 15 sindaci, quindi sono un bel po'. Complimenti. Dopo 2 anni di esperienza, se lei potesse riavvolgere il nastro di questi 2 anni, cosa vorrebbe cambiare? I primi tempi. Abbiamo investito male nella comunicazione e l'abbiamo pagata, perché abbiamo passato troppo tempo a lavorare nel palazzo senza spiegare alle persone cosa stessimo facendo. Poi ne parleremo della comunicazione. Senta, dopo Imola ci sono segni di apertura verso la maggioranza o di chiusura ancora maggiore? I segni di apertura sono mesi che li lanciamo, abbiamo chiesto al governo Renzi di inserire nella legge di stabilità il reddito di cittadinanza, che significa formare lavorativamente 10 milioni di persone in difficoltà e inserirle nel mondo del lavoro, succede in tutta Europa, e ho detto chiaramente se ci fosse il reddito di cittadinanza nella legge di stabilità la voteremo sicuramente. Senta, lei il Senato l'avrebbe abolito? Il Senato, io avrei abolito la metà dei senatori e la metà dei deputati, sono troppi in questo momento. Lei ha detto appunto che nella legge di stabilità presenterete un piano per il Sud. Mi dice il punto qualificante di questo piano? Che
si realizzi. No, deve essere un piano. Lo stiamo ancora mettendo a punto, quindi lavorando. Non è ancora pubblico. Okay. Non è ancora pubblico. E quando lo pubblicherete? Prossimamente. Noi stiamo aspettando ancora la legge di stabilità. Il governo Renzi la doveva presentare il 15 ottobre, ancora non è arrivata. È in ritardo, anzi, è fuori dalla legge, contro la legge. Ma voi vi aspettavate da Renzi sul reddito di cittadinanza qualcosa che aveva promesso e non ha mantenuto? No? Beh, Renzi ne ha fatte tante di promesse, non le ha mai mantenute. Io avrei sperato, avevo sperato che Renzi, almeno su un tema così importante che riguarda così tanti italiani, riguarda 3 milioni di poveri in povertà assoluta, tra cui molti bambini, almeno cedesse ad una proposta del Movimento 5 Stelle. In realtà è lui quello del no, più che noi. Ma il reddito di cittadinanza per il Sud non è un'altra forma di assistenza? Il reddito di cittadinanza riguarda tutta Italia e l'obiettivo del reddito di cittadinanza è che nessuno lo prenda più, perché il meccanismo prevede che un cittadino va al centro per l'impiego, chiede di essere inserito lavorativamente, gli si dà un reddito mentre gli chiediamo di formarsi, quindi non può stare sul divano durante la giornata, e poi gli si fanno tre proposte di lavoro, se non le accetta perde il reddito. Senta, ma è pentito di non aver fatto il governo con Bersani? No, perché avremmo fatto la stessa fine di Bersani, straniero a casa sua. Lei ha detto che le cose, cioè in che senso straniero a casa sua? Guardi come adesso, se c'eravate voi forse non sarebbe stato straniero. No, assolutamente. Poi veramente nella storia non me lo sarei mai perdonato di aver salvato Bersani e quel partito che ci ha rovinato negli ultimi 20 anni in questo paese, facendo una finta opposizione a Berlusconi. Senta, Bersani è la storia. Lei ha detto che le cose buone Renzi le annuncia ma non le fa, le cose cattive le fa ma non le annuncia. Mi fa due esempi di una e dell'altra. Aveva annunciato che avrebbe abolito le province, in realtà la Corte dei Conti ci dice che ci sono e costano anche di più, ha solo abolito gli elettori. Mentre le cose cattive, in questo momento sta bandendo nuove licenze per concessionari di slot machine con cui pagherà la manovra elettorale della TASI. La diminuite però il numero, mi pare, così c'è. Questo così ci dice. Aspettiamo la legge di stabilità. Io mi fondo sui comunicati stampa di Palazzo Chigi fino ad ora. Senta, ma è meglio o peggio di come se l'aspettava Renzi, secondo lei? È molto peggio, pensavo che almeno avesse una sua etica tutta personale. In realtà Matteo Renzi è solo una persona a caccia di voti e disposto a fare qualsiasi cosa. Gli 80 euro li stanno pagando i contadini con l'IMU agricola, la TASI la pagheranno le famiglie con la ludopatia e i tagli alla sanità. Tagli alla sanità, una qualità ce l'avranno? Beh, che è bravo a prendere in giro le persone. No, guardi, mi chiede di individuo. È fiorentino, ho molta simpatia per i fiorentini. Va bene, quello lì non è un merito suo, è un merito del papà e la mamma, insomma. Senta, ma se la legge Cirinna arriva in Parlamento, lei la vota? Sì, abbiamo già votato una volta la legge Cirinna. Intanto, oggi il Parlamento, forse non oggi, ma adesso dovrà votare l'armamento o no dei nostri aerei per bombardare in Siria. Voi voterete? Noi voteremo, ma voteremo contrari. Perché contro il bombardamento e l'utilizzo della guerra. Perché pensate che il terrorismo internazionale non va combattuto con la guerra, ma con la politica. Guardiamo bombardando la Libia nel 2011 che cosa abbiamo creato? Ancora più cellule terroristiche in quella zona. Infatti. E quindi crede che solo un accordo tra russi e americani potrà risolvere il problema della Siria? Un accordo tra russi e americani stabilizzerebbe tutta la regione, perché non ci sarebbero tensioni internazionali tra due grandi superpotenze, ma più in generale l'ISIS e quelle bestie dell'ISIS si combattono con l'intelligenza. L'intelligenza però passa anche attraverso... Non bombe intelligenti che bombardano per esempio gli ospedali come in Afghanistan. Però al di là della retorica. Voglio usare la retorica, io le stavo dicendo. Oggi l'ISIS si finanzia col contrabbando delle materie prime e del petrolio proprio grazie all'instabilità di quelle regioni. La maggior parte del contrabbando avviene e si utilizza il territorio turco. Basterebbe monitorare la Turchia per fermare una parte di queste finanziamenti. Oltre a smetterla di fare affari con i paesi bancomat del terrorismo come l'Arabia Saudita. Renzi ha venduto 8 miliardi di cacciabombardieri al Kuwait, che oggi è amico, domani mattina non lo sappiamo. Senta, torniamo a noi, tra Casaleggio e Grillo, lei a chi si sente più affine? Secondo me, data anche la mia personalità, più Casaleggio, ma non che disconosca Grillo, però Grillo è molto più simpatico, io non sono famoso per la mia simpatia. Ma mi dice un pregio di Casaleggio, un pregio e un difetto di Casaleggio? Un pregio di Casaleggio è che ragiona sempre 20 anni più avanti di quello che siamo. È un difetto? Un difetto è che è troppo buono, si fida troppo delle persone. E di Grillo?
Pregio e difetto? Grillo, un pregio sicuramente è quello di... Beh, simpatico l'ha detto. No, di non lasciarsi mai condizionare dalle critiche delle persone, quelle strumentali. Mentre... difetto? Difetto ha lo stesso difetto di Casaleggio, si sono fidati troppo di alcune persone in passato. Mamma mia, polemiche interne qua, eh? No, nessuna polemica interna. Senta, ma se lei dovesse fare un suo Gotha personale, culturale di riferimento, mi dice... tre nomi che sono sicuramente nel suo Gotha? Uno è sicuramente Indro Montanelli, un altro è Sandro Pertini, due libri a cui sono, infatti le ho letto in apertura, sono molto affezionato, e un altro potrebbe essere anche qualche personaggio attuale, per esempio seguo molto gli studi di Michele Ainis, che è uno dei costituzionalisti italiani. Senta, ma l'ultimo libro che ha letto che le è piaciuto qual è? L'ultimo libro che ho letto e che mi è piaciuto riguarda le forme di democrazia partecipate legate a esperienze in Francia di un autore francese. C'è un film che ha visto che le è piaciuto, l'ultimo? L'ultimo al cinema. Ho visto un documentario sulla vita di Salgado. È molto interessante. Al cinema non va? Sì, vado ogni tanto, ultimamente un po' di meno. Senta, cosa l'ha colpito di più del discorso di Grillo a Imola? Anzi, aspetti un attimo, senta qua. Abbiamo bisogno di una visione nuova del mondo e noi non ci adattiamo a questo mondo perché siamo disadattati, vogliamo andare avanti e siamo pieni di complessi. Benissimo, andiamo avanti, mai essere felici. Il felice è scemo, è fermo, non si muove, devi essere ansioso. E non mi sembra disadattato, francamente. Questo lo dice lei, la no, ringrazio. Non mi sembra, la vedo tutto. Ovviamente. No, che cosa vuol dire? A parte significa non accontentarsi dello stato in cui siamo, cercare di ambire e avere il coraggio di cambiare qualcosa. Quando noi siamo entrati nella scena politica tutti ci dicevano che non avremmo mai potuto fare politica senza soldi pubblici. Imola ci ha costato 500.000 euro con tante piccole donazioni a 30 euro dei cittadini. Sì. E queste sono prove generali per la prossima campagna elettorale. Abbiamo tante persone che ci sono vicino. Tutti dicevano che i rimborsi elettorali non si poteva fare politica senza quello, e invece poi ci siamo riusciti. Senta, Grillo, però sull'Expo si è sbagliato clamorosamente. Dicevo che non sarebbe andato nessuno. Io ci sono andato, non si poteva neanche entrare. Contento che sia andata bene o no? È andata bene. Abbiamo costruito solo il 20% delle strutture, no, beh, e ci sono stati, e ci sono stati 20 milioni di e ci sono quelle file che ci sono state, per esempio, sono legate sicuramente al fatto che a causa della corruzione non si sono potuti costruire, cioè, tutti i padiglioni. Secondo lei è andata male? No, per me, io l'avrei fatto diversamente. D'accordo, ma il fatto che sono andati 20 milioni di persone fa piacere? Beh, certo che fa piacere. Ah, va bene. Senta, ma lei senza far politica cosa avrebbe fatto? Avrei coltivato la mia passione per l'economia e il web. In questo momento l'Italia cresce molto. Se potessi dare un consiglio, l'ho dato a mio fratello che ha 21 anni, sviluppa molto l'economia in web perché sta crescendo molto la vendita sull'e-commerce in maniera esponenziale. Senta, suo padre è un imprenditore di formazione culturale di destra, fascista. Che cosa le ha insegnato di importante? Che bisogna credere nelle proprie idee. Io e mio padre non siamo mai stati d'accordo sulle idee politiche, e il fatto che lui le abbia sempre perseguite al di là dei fattori esterni è stata una testimonianza, e bisogna andare avanti quando si crede in qualcosa. Senta, ma l'abbiamo detto nella presentazione, suo padre ha detto mi dispiace, non posso votarti, ma non è riuscito a convincere neanche lui, lui mi ha dimostrato che la politica non è parentela, la politica è credere in quello che si pensa. Poi mi ha votato nel 2013 quando ero candidato alla Camera. Va bene, okay. Senta, parliamo di televisione. Il canone e la bolletta della luce, le va bene? Io credo che ci creerà un sacco di problemi, perché ai cittadini saranno date altre scartoffie per dimostrare che non hanno nella casa in cui pagano la bolletta elettrica la TV. Chi ha due case avrà una serie di problemi legati alla TV, altre scartoffie per i cittadini, altra burocrazia per le imprese. Insomma, ma lei è favorevole o no al servizio pubblico? Bisogna abolirlo, la RAI, diciamo. Io sono favorevole al servizio pubblico, un servizio pubblico che non si metta in competizione con quello privato, ma che faccia cultura pubblica, cultura in Italia, perché oggi abbiamo la TV dei consumatori e dobbiamo avere invece una TV di cultura che dia un valore in più aggiuntivo. Una TV dei cittadini. Una TV dei invece cittadini. Che dei consumatori. Senta, però avete messo un vostro uomo nel consiglio di amministrazione, Freccero, che senso ha? No, non è un nostro uomo, è una persona che voi, noi abbiamo indicato una persona che non ci ha mai votato e che siamo sicuri che anche se gli dovessimo impazzire e dovessimo ordinargli qualcosa ci manderebbe sempre a quel paese. È una garanzia di indipendenza. Siete fuori da tutto, però dentro il governo della RAI, anche con questa chiosa,
Alla fine lottizzate appena potete. Non abbiamo lottizzato, anzi abbiamo cercato di portare avanti la nostra idea di riforma della RAI che stiamo proponendo in questi giorni alla Camera, che prevede proprio di slegare il rapporto politico. Noi dobbiamo, la RAI si può salvare il giorno in cui la politica non la lottizza più. Ma questo sa che noi, lo dicono tutti da 30 anni. Però 40. Poi quando lo diceva anche Renzi e poi ha fatto una legge in cui sarà il governo adesso a lottizzare la RAI. Manca l'ultima lettura, ma sappiamo che ci sarà nei prossimi giorni. Però lui ha applicato la legge che c'era, la Gasparri, quindi certo, che fa, e lui già dice e ha messo persone competenti, sì, sono di però prodotto. Persone molto vicine a lui, tutti, ci sono Spin Doctor di Casini, Spin Doctor di Matteo Renzi, persone che saranno lì dentro e risponderanno agli ordini. No, noi avevamo proposto invece il sorteggio tra figure di indiscussa competenza. Se tu fai un sorteggio, eviti che ci sia una nomina di politica, della politica. Questa è la differenza. Un pochino meglio. Bisogna che le personalità siano valide. Il vostro rapporto con i media, però, è un rapporto molto complesso. Perché prima vi è stata vietata, vi siete vietati la televisione, vietati i giornali, vietata la radio. A chi è andato nei talk è stato cacciato addirittura. Adesso è finito il divieto. Cosa è cambiato? Che l'abbiamo deciso. Questo movimento ragiona sempre per decisioni. Quindi se il movimento riunitosi decide una nuova strategia mediatica, la porta avanti. Il problema di prima era che si era deciso di non andare semplicemente perché dovevamo prima di tutto conoscere le dinamiche. Noi lo diciamo sempre. Cioè, non eravate pronti, diciamo. Non so se non eravamo pronti, però bisogna avere prima di tutto qualcosa da dire. Quindi i primi risultati li abbiamo ottenuti dopo sei mesi in Parlamento e poi siamo andati a raccontarle ai cittadini italiani come per esempio... Ma su questo punto è cambiato di più Grillo o Casaleggio? Ma non credo che sia... il movimento ha preso una consapevolezza che una volta ottenuti i risultati... Vabbè, ma poi qualcuno decide, no? Se lo sa bene. Insomma, il gruppo parlamentare specifico, insieme a Grillo e Casaleggio, insieme a tutte le altre persone che compongono gli eletti. Ma il problema quando una persona che magari non è neanche eletta del Movimento 5 Stelle decide di andare in TV a parlare a nome del movimento e così impazzire. È ovvio, questo è ovvio. Se domani mattina ma è si stato svegliasse... un'ora o no? È un errore o no il blackout? No, non è stato un errore il blackout nella TV all'inizio, è stato un errore quando non abbiamo, lo dicevo prima, nei primi giorni quando si parlava di noi, si parlava male di noi, non abbiamo controbattuto. Ma gli espulsi perché sono andati nei talk show vanno reintegrati o no? No, queste persone, molte di queste se le è prese il PD, altri stanno per entrare in un gruppo con Sel, meglio a perderle che a trovarle queste persone. Senta, a Roma pensa che si voterà o no? Io spero di sì, però ho veramente il timore che faranno di tutto per non votare, ma perché hanno paura che il Movimento 5 Stelle possa vincere. Ecco, ma è un obiettivo per voi governare Roma a partire è un obiettivo nell'anno del Giubileo? Per noi è un obiettivo governare l'Italia e quindi anche Roma. Vabbè, per provare a cambiarla. A Roma c'è 1 miliardo di euro di sprechi che noi vogliamo prendere e reinvestire in servizi pubblici. Chi è il vostro candidato a Roma? A breve lo decideremo, per ora stiamo... mi dica la terna su cui sorteggiare, dentro la quale sorteggiare. Non facciamo terna. Me l'ha detto prima, per la RAI voleva sorteggiare. Lei probabilmente potrà votare anche lei se si iscrive al sito movimento5stelle.it. Potrà anche candidarsi se non ha fatto più di 2 mandati. Non ne ho fatto neanche uno. Ah, benissimo. Sono a posto. Senta, lei crede in Dio? Sì. Sono cristiano, praticante, ho avuto la fortuna di vivere in una città in cui la mia parrocchia si occupava molto di assistenza dei poveri e anche dei ludopatici. Ho sempre valorizzato il valore della testimonianza. Cioè, le piace Papa Francesco? Sì, anche perché per quello che so sta veramente cambiando le cose in Vaticano. Senta, lei ha detto: il movimento è stato il più grande nemico dei miei rapporti sentimentali. Perché? Qualsiasi passione molto spesso finisce per confliggere con i rapporti sentimentali. Ecco, il movimento è stata una mia grande passione. E quindi adesso che è fidanzato con quella che molti considerano la zarina del Movimento 5 Stelle, ha risolto il problema a casa e bottega, insomma. Diciamo che hai più opportunità di stare bene in una relazione se vivi con una persona che comunque lavora con te. Però ci siamo conosciuti dopo che lei è arrivata in forza al Movimento 5 Stelle, ci siamo innamorati dopo. Ma se avesse un figlio lo farebbe vaccinare? Sì, per i quattro vaccini obbligatori, sì. Quindi la Lorenzina ha ragione. Io non lo so se la Lorenzina ha ragione o no. Nella battaglia io credo sulla che sulla i vaccini siano una questione della comunità scientifica. E se ci sono 4 vaccini obbligatori, credo che ci sarà un perché. Ma hai in mente di farli, bambini? Spero di sì, dopo questa esperienza però, perché adesso mi assorbe già abbastanza tempo. Vabbè. Senta, le piaccia o no, a qualcuno nel movimento
lei è trattato come un leader. Le fa piacere essere considerato comunque un leader? Non lo so se sono trattato come un leader, se sono un punto di... Se c'ha amici e nemici, io spero... è probabile. Buona questa. Io spero di essere un punto di riferimento nel movimento, ma buono, nel senso che posso dare una mano a realizzare i nostri obiettivi. Senta, ma per essere candidati nel 2013 la regola era che bisognava aver partecipato ad almeno una tornata elettorale. Lei aveva partecipato? Io mi ero candidato alle comunali del mio paese, del mio comune. Quindi è bastato quando, per avere i titoli. Quando eravamo, ma quella era una garanzia per evitare che in un momento in cui il movimento era fortissimo nei sondaggi arrivasse chiunque. No, ma perché lo sa che lei, di lei si dice che è stato chiamato dall'ante, cioè nato come Berlinguer, direttamente iscritto alla direzione. Addirittura, no. Io non conoscevo nessuno del Movimento 5 Stelle quando mi sono candidato, e questo vale per sé, per tutti, chiunque potrà candidarsi, basta che sia incensurato e non abbia fatto il politico di professione. Le faccio un'ultima domanda, Di Maio. A Montecitorio i grillini dicono Di Maio è il faccino buono, posso confermarlo guardandolo, ma è peggio del capo, lo dice anche Beppe, peggio. È vero che lo dice? Non è so vero? Che cosa si intenda, comunque... A lei non gliel'ha mai detto? Spero di essere meglio del capo, nel senso che si ambisce sempre a essere qualcosa di buono nella vita, e Beppe è un punto di riferimento. Vabbè, meglio di Beppe, Di Maio vorrebbe essere meglio di Beppe. Vabbè, adesso facciamo l'agenzia su questa cosa qui. Senta, volevo dirle una cosa, mi fa un'ultimissima cosa, mi dice tre aggettivi con i quali si definirebbe lei? Prima ho letto io un suo, una sua presentazione, lei come si definirebbe? Tre aggettivi, è difficile, la cosa più difficile che mi riesce è definire me stesso. Una di queste è sicuramente una persona privilegiata, perché sto facendo un'esperienza incredibile. Un altro aggettivo è sicuramente sono una persona umile, nel senso che sa di non sapere, e questo credo che sia un vantaggio in una politica di tuttologi. E un altro aggettivo è giovane. Questo è sicuro.